I verdetti della prima di Serie B cominciano a dare l'idea di quelle che potrebbero essere le gerarchie di questa stagione. Molto positivo l'avvio del Livorno, trascinato da un super Tavano che cala il Tris a un Avellino forse eccessivamente punito dal Ciccio Amaranto. La squadra di Acori si conferma quindi una delle teste di serie del campionato cadetto. Stesso discorso per Empoli e Brescia, che però si annullano con un pirotecnico due pari, ma lasciano intendere di fare sul serio. Facile ipotizzare che Toscani e Rondinelle saranno tra i protagonisti della stagione, anche se nel Brescia a centrocampo forse c'è qualcosa da rivedere, magari pensando all'acquisto di un vero metronomo, come implicitamente conferma il capitano Davide Possanzini. Noi stiamo lavorando molto bene, però nascondo il fatto che secondo me qualcosina manca, anche se quando stanno giocando stanno facendo molto bene. Io spero che prima di lunedì si possa fare qualcosa, anche se credo che così comunque la squadra è molto competitiva. A me non piace parlare prima delle partite, prima dei campionati, quindi io posso soltanto dire che noi giocheremo, poi a fine anno lo diremo, anche perché l'anno scorso al Dinalef non si aspettava nessuno che facesse un campionato come ha fatto, era a nostro livello, ci ha buttato fuori i playoff, quindi questi discorsi secondo me sono da fare a fine campionato. Tra le possibili outsider inizia bene il Mantova, che in un minuto stende un Frosinone ancora senza una precisa identità. C'è anche la complicità dell'arbitro Vedotto, che condanna i ciociari a giocare per un tempo in nove per due espulsioni quantomeno discutibili. Bene l'esordio di Di Costanzo sulla panchina dell'Ascoli, che batte il Vicenza di misura tra le lamentele di Gregucci per la mancata concessione di un rigore ai suoi. Molto positivi i successi esterni di Albino Leffe e Grosseto. I seriani travolgono un Modena assolutamente da rivedere e tutti si chiedono se saranno capaci di ripetere lo splendido campionato dello scorso anno. Il Grosseto invece si impone 2-1 sul Pisa. Bustinetti ha intenzione di costruire un gruppo plasmato sul modello Albino Leffe 2007-2008. Tra le neopromosse, bene la Salernitana, che si impone su un buon Sassuolo grazie al solito Re Artù, e l'Ancona, che pareggia in rimonta contro il Treviso. Sconfitta invece per il Cittadella contro il Piacenza di Pioli, trascinato da un super Abate.